Sì, il partito, è partito il video, ben ritrovati, vi ricordo come sempre di iscrivervi qui sul logo L, di lasciare un bel like e di commentare numerosi eh, Per un attimo eh, lasciamo da parte il tema mercato, pensiamo al campo, delle buone notizie, buonissime, ottime notizie per il Milan Perché eh, sapevamo già che Calabria, questo è il bollettino che ci aveva inviato il Milan, non aveva un problema serio se non una botta, anche se quando ha ricevuto quel calcione in campo L'altro giorno con la Lazio nel finale sembrava si fosse davvero procurato un infortunio serio. Fortunatamente no, oggi è tornato in gruppo. La buonissima notizia è che anche Teo Hernandez ha lavorato in gruppo, quindi è, è recuperato. E poi bisogna vedere che tipo di Teo Hernandez, se la versione a encefalogramma piatto di questo 2023, o se magari piano piano torna dopo una nuova preparazione a, ai livelli del Teo Hernandez, non dico dello scorso anno, de, de, del solito Teo Hernandez, che è un giocatore che è sulla fascia micidiale e che rappresenta, se vogliamo, anche uno schema del Mina. Lui è uno schema del Mina. lui è uno dei top di questa Serie A e quindi averlo in condizione può fare la differenza. Quindi tornerà a prendersi la sua fascia a sinistra, sulla destra Calabria e poi insomma ci sono ancora dei dubbi perché ricordiamo che mancherà Tomori, mancherà ben a Centrocampo, si scalda Crunic, giocatore spesso sottovalutato ma che per questo Milan è importante rispetto a tutti i centrocampisti, esclusi ben e Tonali è quello che più si avvicina a essere un titolare. Lo scorso anno nelle parti finali del campionato giocava lui titola, titolare sulla tre quarti. Con che sia tonali e benassere, che addirittura si deve in panchina, ad esempio con la Lazio, con l'Atalanta, scusate, eh, forse anche con la Lazio, no, in quel caso, non, no, forse lì non ancora. Quindi, dal punto di vista campo, non mercato, una ottima notizia per il Milan, e dipenderà appunto poi da, dalla testa, che è quella che fa la differenza. Un Milan, che ultimamente con la testa non c'è stato esattamente sul pezzo. Iscrivetevi sul logo AL, lasciate un bel like, commentate numerosi. Video flash in cui pam, notizia, e, e poi alla prossima. Quindi, ragazzi, a prestissimo per altri aggiornamenti, ciao a tutti e buona continuazione buon weekend. Ormai ci siamo! Ciao!